Allora, buona serata a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento che si iscrive nell'ambito del Festival Filosofarti 2021, un festival che quest'anno sviluppa la tematica della relazione tra realtà e utopia. È un festival ancora, devo ricordare, promosso dal Centro Culturale del Teatro delle Arti di Gallarate con la collaborazione e il contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Comunitaria del Varesotto. È un'edizione un po' particolare perché è legato purtroppo a una modalità che impedisce l'agorà reale, l'agorà fisico che volevamo e che abbiamo sempre voluto negli anni istituire. L'edizione di quest'anno è online, alcuni degli eventi sono preregistrati, altri sono in diretta come quello di questa sera. Questo permetterà a voi di intervenire con la diretta Facebook con dei commenti sotto la diretta, in modo che si possa eventualmente al termine della relazione rilanciare osservazioni o meglio ancora domande al professor Cacciari. Ecco, confidiamo di non avere problematiche tecniche, ma nel caso ci scusiamo subito anticipatamente. Presento subito il professor Massimo Cacciari, che ho l'onore di avere ancora nel nostro festival da parecchi anni che ci segue e lo ringrazio tanto anche perché questa sera è una sera un po', come dire, di difficoltà, anche, come dire, nel modo in cui siamo in onda. Ma lo conosciamo tutti, è una figura importante del panorama teoretico internazionale, saggista, nome di spicco anche dell'Italian Theory. Avremo fra di noi anche peraltro tra qualche giorno Roberto Esposito che come Agamben fanno parte di questa esperienza. Intellettuale impegnato e lo abbiamo in qualche modo voluto per riflettere alla luce di un suo saggio. Il saggio è titolato Occidente senza utopie. È un saggio che viene scritto anche da un punto di vista storico, oltre che filosofico, perché vede una, come dire, una riflessione congiunta del filosofo Cacciari con lo storico Paolo Prodi. L'Occidente senza utopie è un tema importantissimo per il nostro festival che appunto riflette sul tema del rapporto fra realtà e utopia e è importante perché ci permetterà di entrare nella riflessione di quanto certe categorie come utopia o profezia costituiscono la coscienza dello Stato moderno e la coscienza moderna. In un'epoca di secolarizzazione, forse parlare di profezie diventa difficile, forse bisogna capire qual è il rapporto però della profezia con l'utopia e meglio ancora qual è il permanere di queste idee nella costituzione della coscienza moderna, dalla quale in realtà sono nate non solo lo Stato moderno, ma anche categorie immanenti come quella di libertà, di tolleranza, che hanno forse ancora oggi un'importante carica profetica. Lascio quindi subito la parola al professor Cacciari, ringraziandolo della sua presenza, per poi tornare al termine con qualche rilancio, qualche battuta. Prego, grazie. Grazie. Se l'Occidente oggi è senza utopie, vuol dire appunto che pensiamo che vi sia stata, vi sia un'epoca dell'Occidente invece in cui l'utopia svolgeva una funzione, la forma utopica svolgeva una funzione essenziale nella coscienza dell'Europa, dell'Occidente. Ed è così. La forma utopica va radicalmente distinta da ogni genere letterario di fantasia, da ogni narrazione fantastica, di cui la letteratura europea, anche in epoca romana, ellenistica, anche ellenistico-greco-romana, ha molti esempi, e anche nel Medioevo ce ne sono. Così come va radicalmente distinta l'utopia da quel genere teoretico-letterario che può trovare massima espressione nella Repubblica di Platone, no? A volte si dice che la polis ideale immaginata da Platone, anzi configurata da Platone nella Politeia, nella sua opera, forse somma, certo la più compiuta, la Repubblica, come si traduce malamente, a volte si dice che appunto è una Repubblica, una città ideale, è l'utopia della città.
tutto sommato anche Aristotele leggeva la Repubblica di Platone un po' così, quando diceva che la città reale non può essere, a differenza della Repubblica platonica, ridotta ad uno, ma è molti, ma è molteplicità, quindi differenza, quindi contraddizione. La forma moderna dell'utopia è tanto poco un genere letterario fantastico, quanto poco è una repubblica ideale, la configurazione di una repubblica ideale. Non ha niente di ideale, se non nel senso che possiamo dare al termine indicando un modello, un prototipo, ma un modello, un prototipo concretamente perseguibile, a differenza forse che la Repubblica platonica, anche se Platone intendeva certo, ha inteso in qualche modo realizzare la sua dottrina, noi sappiamo che leggendo la stessa Repubblica vediamo quanto Platone insista nella quasi impossibilità, no? Che il suo modello possa mai realizzarsi. Ci sono pagine di amaro, profondo disincanto da parte di Platone sulla possibilità che la sua dottrina possa inverarsi fattualmente. A differenza che nella forma moderna dell'utopia, dove tutto è molto reale, dove i fini che questa utopia indica sono fini concretamente perseguibili, e vedremo adesso subito come e perché. Ma non solo questa è la differenza profonda rispetto alla Repubblica ideale platonica. Insisto su questo perché spesso la Repubblica di Platone viene letta quasi come il modello delle forme moderne di utopia. Non è affatto così. Perché? Non solo per le ragioni che ho appena detto e che spiegherò meglio, ma anche perché quella scienza o filosofia che dovrebbe governare la Repubblica, la politeia, la città, anzi, diciamo meglio, quella filosofia o scienza che dovrebbe determinare la politeia, cioè definire la costituzione della città, affinché la città sia una Callipolis, cioè sia una città bella e buona, che si regge davvero e non semplicemente il prodotto occasionale del divenire, quello che intendevano essere la città i sofisti per Platone. Ebbene, questa scienza che deve fondare la città è una scienza eminentemente speculativa. È una scienza che rappresenta l'apice del bios theoreticos, della vita dell'intelletto che ama il sapere. Ama il sapere. È un tratto fondamentale che la distingue dall'utopia moderna. Perché? Perché l'utopia moderna, il termine chiave per intendere l'utopia moderna, è che sapere è potenza. Sapere è potenza. E il sapere, per essere potenza, non può essere speculazione, bios theoreticos soltanto, ma deve essere una teoria se il suo progettarsi tecnico, pratico, alle dimensioni della vita, alla dimensione della realtà e delle sue forme vitali. Scienza è potenza. Questo è il sapere che regge le repubbliche utopiche. Dalla prima, che dà il nome alla nostra forma letteraria, l'utopia di Tommaso Moro,
alla stessa di Campanella, anche se in Campanella, nella Città del Sole, questo aspetto è un po' coperto da un'aura religiosa, esoterica, iniziatica. Tuttavia, se andiamo al fondo e leggiamo bene anche quell'opera, vediamo che l'interesse e l'intenzione fondamentale è questo, che il sapere possa, che il sapere si esprima e si progetti praticamente, si inveri nella prassi tecnico-scientifica. Ma ancora di più, questo modello emerge con cristallina chiarezza in quella che secondo me è l'espressione più compiuta del senso dell'utopia moderna, e cioè la Nuova Atlantide di Francesco Bacone. Opera decisiva davvero, io penso, per descrivere, per cercare di interpretare la forma mentis del moderno. Qui abbiamo il modello di uno Stato, ormai bisogna parlare di Stato dopo Machiavelli, no? Di uno Stato che è tanto più potente, tanto meglio organizzato, tanto più può questo Stato, quanto più ha come proprio motore, anzi diciamo come propria anima. Ciò che anima lo Stato è il progetto tecnico-scientifico, in cui il sapere scientifico è potenza, in cui il sapere scientifico è tecnica, in cui il sapere scientifico è prassi. E la dimensione politica e la dimensione tecnico-scientifica sono uno. Che cosa regge lo Stato? Politica tecnica, tecnica politica, nella loro inscindibilità. Uno Stato che non comprenda che la potenza decisiva del moderno è la scienza, ma la scienza che si incarna nella tecnica, la tecnica che è attuazione e realizzazione della stessa scienza, uno Stato che non comprenda che questa è l'anima della nostra società, è destinato a fallire. È destinato a non essere Stato. È destinato a diventare niente, a non stare, a non stare. Solo la scienza fa stare lo Stato, fa sì che lo Stato sia Stato. Solo la scienza. Ma quale scienza? La scienza che è volontà di potenza, che è volontà di potenza. La virtù è intesa così. A partire da Machiavelli potremmo dire, no? Il senso della virtus è questo. E questo differenzia radicalmente la forma moderna dell'utopia dai grandi paradigmi classici, ivi compresa la Repubblica di Platone. L'utopia esprime la realistica volontà della nuova potenza statuale, dello Stato come forma fondamentale dell'organizzazione politica moderna dell'Occidente e poi diventata planetaria nel corso dei secoli successivi, la ferma volontà da parte dello Stato di organizzare il mondo secondo questo fine. Secondo il fine, per dirla sempre con Francesco Bacone, di un ininterrotto augmentum scienziarum. Lo Stato deve garantire il continuo e progressivo aumento di questo sapere, di questi saperi che sono potenza. E la potenza dello Stato deriva dall'augmentum scienziarum. Se manca l'augmentum scienziarum, lo Stato crolla. La competizione stessa tra gli Stati
è una competizione tra organizzazione dei saperi. Vince lo Stato che è in grado di organizzare i saperi nel modo più efficiente, più potente. Questo è il senso dell'utopia moderna. Quindi altro che fantasia, altro che gioco, o se volete, ludus sì, ma serissimo. Attraverso il gioco utopico indico niente di meno che il destino della moderna forma Stato. Indico niente di meno che l'anima dell'organizzazione politica propria del mondo moderno. Naturalmente questo cosa comporta? Quello che poi emerge in tutte le utopie, che tutto questo mondo è progetto per l'appunto. Tutto questo mondo è proiettato al futuro, altro che l'utopia platonica. Lo Stato di Platone, come poi in parte anche quello di Aristotele, è uno Stato chiuso, no? L'ossessione classica per la forma conclusa, ben definita, circoscritta, per il cerchio, la ben rotonda verità. La Repubblica di Platone, come la Polis per Aristotele, devono essere precisamente definite. È chiaro che invece, se sapere è potenza e la potenza si esprime nell'augmentum continuo delle scienze, il senso dello Stato che si regge su queste potenze è indefinibile, è un progresso. Ecco che si inventa il senso del progresso, valore che non esiste nel classico, o esiste come disvalore. Progresso. Lo Stato, come le scienze, deve progredire, continuamente aumentare le proprie potenze. Fino a dove? Ma non ha senso porsi la domanda. All'infinito. Ecco allora come la forma utopica possa influenzare in informare di sé anche la fantascienza, no? Che si regge tutta, basta pensare a Verne, si regge tutta su che cosa? Ma su quello che ho detto, che sapere è potenza. Tutta la forma fantascientifica si regge sul principio che va di per sé, che non viene neanche più discusso, tanto appare evidente e scontato, che il sapere è tale perché è poter fare, poter creare, perché è sviluppo tecnico, perché è salto tecnologico, eccetera, eccetera. E quindi tutto viene, diciamo così, sacrificato in questa prospettiva. Ogni presente vale in quanto premessa del futuro. Vale in quanto quel fondamento da cui ci slanciamo, ci progettiamo verso il futuro. Ogni città, ogni luogo vale in quanto premessa necessaria, inevitabile, ahimè, premessa per la creazione di un futuro dove tutto è sapere potere, dove tutto è ordinato razionalmente, dove tutto obbedisce alle forme fondamentali del sapere scientifico, tecnico-scientifico. Tutta la nostra vita deve essere orientata in quella direzione, lo Stato deve essere chi ci governa in quella direzione. Cioè, fuori dai particolarismi, fuori dai localismi, verso la cosmopoli del sapere che è potere. Questo dice l'utopia moderna. Quindi l'utopia moderna parla di noi, parla di tutto il moderno successivo, profetizza, è davvero la
profezia del senso, io ritengo, più profondo dell'età moderna contemporanea. Nulla di fantasioso, grande paradigma che ci permette di interpretare il moderno. In modo diverso, perché certamente la Nuova Atlantide non è la città del sole, eccetera, eccetera, ma le forme utopiche hanno tutte, manifestano tutte questo significato. Ma uno degli aspetti fondamentali di questa utopia, ci piaccia o no, uno degli aspetti fondamentali di questa utopia viene meno. Viene meno proprio nel corso del XIX secolo, laddove invece sembra che questa utopia di cui ho parlato davvero si incarni, si realizzi in pieno, no? Saint-Simon in particolare, ma anche Fourier, tanti altri. Lo Stato industriale. Sembra, ma non è così. Si compie e nello stesso tempo viene meno. Un compimento non vuol dire fallimento, ma un compimento è un compimento. In che senso si compie? Nel senso che nell'utopia di cui abbiamo parlato, accanto, insieme a quell'affermazione di virtù come potenza e di scienza come potenza e di Stato come lo Stato del fare produttivo, lo stato manifatturiero, si diceva, dove la manifattura non esisterebbe senza il sapere che ne determina appunto la novitas rispetto a tutte le forme precedenti di artigianato. Ebbene, accanto a tutto ciò, nell'utopia vi è una idea. Convive un'idea accanto a tutto ciò, e cioè quale? Che la scienza possa portare, questa scienza di cui abbiamo parlato, che va ben distinta dal sapere, dalla scienza, dalla filosofia, dalle episteme classiche e anche medievali, possa portare alla liberazione della persona. Questo è chiarissimo in grandi scienziati, per esempio in Leibniz, che sarebbe fondamentale leggere in modo specifico per capire che cosa significa utopia nel moderno. Perché Leibniz, a differenza che altri autori, a differenza che degli altri grandi maestri del razionalismo del XVII secolo, ha questa idea precisa che l'argumentum scienziarum non sia soltanto il progresso, non significa soltanto progresso tecnico-scientifico e progresso nell'organizzazione razionale della vita, nella razionalizzazione di tutte le forme del nostro vivere, ma significa anche liberazione della persona da ogni lavoro, da ogni fatica, da ogni lavoro in quanto pena o fatica. La scienza ha questa missione per Leibniz. L'ha sottolineato Raymond Bodey nel suo ultimo libro, poco prima che morisse. Qualcuna di queste idee è presente anche nel mio ultimo, Il lavoro dello spirito. La moderna utopia ha questa idea, che la scienza comporti per il suo sviluppo, se lo Stato sarà così intelligente da promuoverla per quanto possibile, da favorirla in tutti gli aspetti, libertas philosophandi. Questo vuol dire, se lo Stato, eccetera, eccetera, bene, la fatica che comporta il lavorare, che comporta il produrre, verrà superata. Potrà essere superata. L'uomo potrà dedicarsi, la persona umana potrà dedicarsi soltanto a ciò che è propriamente umano, alla cura, all'educazione, alla crescita,
delle proprie capacità intellettuali, creative, liberato grazie alla scienza da ogni impegno materiale, manuale, da ogni fatica animale. Qui è il compimento, proprio nel corso del XIX secolo, di questa grande prima forma dell'utopia. Questo tecnico-scientifico che si incarna nella forma di produzione del capitalismo non libera, ma anzi dà vita a forme di lavoro ancora più caratterizzate dallo sfruttamento, da abbattimento dell'essere uomo, più ancora di prima, è la visione di Schiller, no? Vedo operai, vedo professionisti, ma non vedo uomini, di Hölderlin, di tutto il primo idealismo di Fichte, una visione che percorre un po' tutta l'opera hegeliana e trova compimento in Marx, ma prima in Feuerbach. No, quella promessa della moderna utopia non è stata mantenuta, è fallita. Dobbiamo superare quell'utopia. Quell'utopia mistifica una realtà di sfruttamento, di dolore, di pena, ancora peggiore, ancora più pesante che prima della nascita del mondo moderno. Il fine, se lo chiede Schopenhauer, ad esempio, no? Ma se lo chiedeva il nostro Leopardi, tale e quale. Il fine di quell'utopia, che cos'era? La terrena felicità. Ma come è possibile volere una felicità terrena? È ideologia. La scienza non può promettere alcuna felicità terrena. Ma questa era l'idea che viveva all'interno del progetto scientifico. E Schopenhauer se lo richiede in termini, e Leopardi, in termini ancora più crudi. Il fine, la miserabile felicità terrena. La miserabile felicità terrena. La felicità terrena potrà essere solo miserabile. Critica, diremmo adesso per sorridere un po', di destra alla forma moderna dell'utopia. Del tutto contemporanea la critica di sinistra a quella di Marx. Sono gli stessi anni praticamente. Che si elabora l'uno o l'altro. La felicità terrena è un fine miserabile. Pessimismo della decadenza. L'utopia prometteva una liberazione dallo sfruttamento e dal lavoro penoso, dal lavoro come pena, e mentiva. Perché? Ah, perché la liberazione dallo sfruttamento non può avvenire attraverso la scienza e la tecnica. La liberazione dallo sfruttamento avviene attraverso un'azione politica, un'azione rivoluzionaria. E quindi la scienza e la tecnica, o meglio, l'immagine che di scienza e tecnica ha l'utopia diventa una ideologia che copre la realtà. E la realtà è quella appunto che vi è un rapporto di dominio politico, economico, politico di una classe su un'altra, di alcuni ceti su altri. Ed è questo che va combattuto. Quindi fine della precedente forma dell'utopia, che viene presa d'assalto da questa duplice schiera opposta e convergente insieme in questa critica, no? La schiera post-hegeliana
da Feuerbach a Marx, eccetera, e la schiera del cosiddetto irrazionalismo, che irrazionalismo non è, ma adesso tanto per intenderci, appunto Schopenhauer, e poi in parte anche Nietzsche stesso. Da qui risorge una nuova forma di utopia, potentemente, un'utopia precisamente rivoluzionaria, non più l'utopia di uno Stato, non più l'utopia di un sapere che è potenza e che si lega nei termini che abbiamo detto in una certa idea dello Stato, e che è l'utopia della razionalizzazione di tutte le forme della nostra vita, ma è l'utopia della liberazione del lavoro, o se volete anche dal lavoro, di un'azione rivoluzionaria che sappia rompere, appunto, diciamo in termini adesso politicamente determinati, che sappia rompere quello che è ritenuto essere il meccanismo di sfruttamento su cui si regge il sistema sociale di produzione capitalistico. Questo in termini politici determinati. In termini filosofici generali, l'utopia, attenzione, proprio la cui idea è opposta a quella della prima utopia, dell'utopia moderna, l'utopia che noi che sia pensabile spezzare il continuum della storia, il continuum del progresso, critica del progresso, radicale critica del progresso, che si possa cioè far saltare dai suoi cardini il continuum storico, determinare appunto un momento, meglio un istante, in cui il continuum storico va in crisi, si spezza. Cioè quindi non soltanto la liberazione politicamente determinata del lavoro da una forma specifica di sfruttamento, eccetera, ma di più, più in generale, da un punto di vista più generale di filosofia della storia, una concezione antiprogressista, antistoricista, che vede la possibilità, che utopizza, se vogliamo, la possibilità di determinare un istante in cui il continuum storico, nell'ossessivo suo ripetersi mai uguale, si spezza. Questa è la nuova forma dell'utopia. È la nuova forma dell'utopia che si va delineando in quella costellazione spirituale di grande interesse che io appunto ho analizzato varie volte, in particolare nel libretto, nel saggio che prima è stato citato, scritto un po' a quattro mani con Paolo Prodi, che ho il piacere e il dolore insieme di ricordare qui, perché poco dopo la pubblicazione di quel saggio, Paolo Prodi, questo grande storico del mondo moderno, è morto. Ebbene, quella costellazione spirituale che accomuna proprio all'inizio del secolo personalità come Lukács, il giovane Lukács, Bloch, lo spirito dell'utopia di Bloch, Benjamin, Rosenzweig, personalità diverse, nelle quali necessariamente emerge un marxismo anche, perché molti di costoro sono vicini al discorso di Marx o ritengono di esserlo, ma un marxismo ovviamente declinato in modo messianico, come dovremmo precisamente dire. Messianico, cioè non il marxismo storicista a cui soprattutto in Italia per tanti decenni siamo stati abituati, un marxismo che anche è proprio di Gramsci anche in grandissima misura, no, ma un marxismo che insiste appunto sulla
sull'atto rivoluzionario, proprio sull'atto rivoluzionario, come quell'atto che determina una radicale discontinuità nel progresso storico, che contesta l'idea stessa di progresso, di ogni teleologia, che era invece un'anima, che era invece un carattere fondamentale della prima utopia. E salva un'azione rivoluzionaria redentrice. È spirito dell'utopia questo per Bloch, è spirito dell'utopia, propriamente utopia, ma non ineffettuale, non leggenda, no. Per costoro questa utopia è l'unica vera arma che avrebbero le classi subalterne per liberarsi, cioè il processo di liberazione non può avere luogo se viene diretto da forze progressiste storiciste. Da qui la critica alle organizzazioni socialdemocratiche, no? Che allora erano le grandi organizzazioni del movimento operaio e si professavano eredi di Marx, soprattutto in Germania, ma non solo. Anche in Italia, la Briola, eccetera. No, questa istanza rivoluzionario messianica non è una, non vale per questi autori come una semplice testimonianza di fede, diciamo. Verrà il Messia. Speriamo che venga. Perché soltanto organizzate in questo modo le classi subalterne potranno condurre la loro azione rivoluzionaria. Se la loro azione è condotta nell'alveo di ideologie e strategie di carattere progressista, riformista, come si diceva già allora, no? E queste staranno sempre dove? Si collocheranno sempre dove? Ma nello stesso progresso del sistema economico, sociale di produzione. Saranno elementi del suo indefinito sviluppo. Non potranno essere che questo. Quindi l'utopia che qui si presenta e che tale si afferma, spirito dell'utopia, non è inteso in termini fantasiosi, è inteso come un'arma politica. La classe operaia e il proletariato devono essere organizzate così, se devono esprimere la loro anima rivoluzionaria. Altrimenti non saranno che fattori del sistema capitalistico stesso. Perché per un verso, per una faccia, come già Marx diceva, la classe operaia è forza lavoro, cioè è una merce come le altre, è parte del capitale. Solo la classe operaia è quella parte del capitale, a differenza delle macchine, pur essendo una merce come le macchine, ma a differenza delle macchine ha una soggettività che è in grado di rovesciare lo stato di cose esistenti. Ma per rovesciare lo stato di cose esistenti, direbbe Bloch, come in parte Benjamin negli stessi anni, è necessario appunto una idea rivoluzionaria che viva di questo spirito dell'utopia. Quindi una lettura di Marx in una chiave messianica. Naturalmente non che attendano il Messia, anche se l'influenza ebraica in costoro è nettissima, ovviamente. Ma non attende il Messia. Il Messia lo fai venire. Il Messia lo fai venire. Vi è una impazienza rivoluzionaria che, direbbero i saggi, gli Hasidim, contraddice in toto lo spirito del giudaismo, ma questo poco importa. No? Vi è un'impazienza. Il Messia deve venire. Il Messia lo provoco a venire. La mia azione lo chiama. Naturalmente anche questa utopia si compie, finisce.
ed ha una vita molto più breve dell'altra. L'altra davvero informa di sé tutta la storia dello Stato moderno. Questa si riduce ad un grande dibattito, un febbrile dibattito, che si sviluppa sostanzialmente nel corso di pochi decenni, tra fine del XIX secolo e il crollo di ogni democrazia liberale in Germania, in Italia, tra anni 20 e anni 30, si esaurisce lì. Perché? Ma perché già alcuni degli autori che ho prima ricordato contestano radicalmente il valore di questa prospettiva. Questa prospettiva è un grandissimo pasticcio tra una dimensione propriamente religiosa, un messianismo secolarizzato, che tradisce in gran parte il senso più profondo e vitale delle stesse tradizioni messianiche giudaiche, e il discorso di Marx. Un discorso di Marx che, come sapete, contraddiceva alla radice la prospettiva utopistica. Marx critica ogni forma di utopismo perché ritiene, a torto o a ragione, non importa, ritiene che la sua teoria rivoluzionaria sia scientificamente fondata. È vero che la classe operaia è un soggetto che è chiamato da Marx a realizzare il processo rivoluzionario, a metterlo in atto, ma la classe operaia mette in atto qualcosa che in fondo è già iscritto nel carattere e nel destino del capitalismo stesso. Il capitalismo è un sistema che è non solo in continua crisi, cioè che si trasforma continuamente, grazie a quei salti tecnologici che lo stesso sapere rende possibili, ma è un sistema che per Marx produrrà alla fine una contraddizione insanabile che lo farà crollare. È utopia questa di Marx? Sì, è utopia, nel senso che ora sappiamo che la teoria di Marx, da questo punto di vista, che la teoria della crisi del capitalismo, così come Marx ce l'ha rappresentata, non sta in piedi. Grandi economisti italiani l'hanno spiegato per bene, da tempo, come Claudio Napoleoni. Non è utilizzabile quella teoria. Quindi Marx, c'è un elemento utopistico? Non possiamo propriamente dirlo, perché Marx contesta l'utopia, perché l'utopia per Marx non ha alcun fondamento scientifico. La sua teoria del sistema economico, sociale e capitalistico, invece, che lui ritiene scientificamente fondata, presenta una contraddizione che fa profetizzare, ma nel senso etimologico del termine, che fa predire, profetizzare, il crollo del capitalismo. Noi sappiamo che quella teoria non sta in piedi, quindi quell'utopia, che non era certo utopia per Marx, non regge. Ma sappiamo anche ormai che non regge appunto alcuna visione, alcuno spirito dell'utopia, nel senso dei Bloch o dei primi Benjamin o dei primi Lukács. Già al loro interno quello spirito dell'utopia era stato contestato per le aporie, le contraddizioni che lo rendevano insostenibile. Quindi sia le forme moderne di utopia che quelle contemporanee che si richiamano più o meno a visioni, istanze politico-rivoluzionarie, non sono più coerentemente riformulabili o formulabili. Quindi Occidente senza utopie, certamente senza nessuna delle utopie che ha conosciuto nella sua storia. Nessuna delle utopie che ha conosciuto nella sua storia. Noi abbiamo oggi una scienza
completamente disincantata. Nessun scienziato serio ci verrebbe a dire che il suo lavoro permette la nostra liberazione. E dall'altra parte, tutti noi siamo ormai, credo, viviamo in una forma mentis che è quella che Nietzsche definiva come quella del tutto è storico. Tutto è storico. Siamo degli animali storici da cima a fondo. No? Tutto è storico, quindi tutto è comprensibile soltanto se viene determinato storicamente. E la storia è un procedere. Ci siamo disincantati che il procedere della storia non è più un progresso. Ci siamo disincantati su ogni significato teleologico del divenire storico, che invece era immanente alla forma dell'utopia. Quindi, appunto, anche da questo punto di vista siamo senza utopie. E ci rimane la storia. Cioè quel procedere avanti, quell'infuturarci sempre, che era un elemento sì dell'utopia moderna, ma che si connetteva a quel fine, a quei fini di cui abbiamo parlato. Quindi io ritengo che certamente occorra concludere che l'Occidente è completamente senza utopie. A meno di non voler ripetere forme o aspetti di quelle che sono già a tempo loro tramontate. Di cosa segno tutto ciò? Io credo non ci sia dubbio a questo proposito nella risposta, a meno appunto di non volerci nascondere la realtà oppure consolarci in qualche modo. L'essere senza utopie, nei sensi ben distinti che ho indicato, vanno assegnati al termine, non può significare che un compimento trattino decadenza dell'Occidente, perché non vi è alcun dubbio che, come la storia dell'Occidente dimostra, un organismo, una civiltà, nel suo crescere, nel suo svilupparsi, anche nel senso aggressivo del termine, certamente, è sempre animata da spirito dell'utopia. Per forza. Perché non solo va avanti, ma persegue obiettivi, persegue fini. Vuole questo, quello. Anche in modo aggressivo. La volontà di potenza è anche questo, non solo questo, è anche volontà di sapere, ma di un sapere che è potenza. È chiaro che la fine delle utopie e l'Occidente senza utopie, in tutti i sensi che ho spiegato, significa compimento, significa che una civiltà è giunta al suo apice e ora darà frutti certamente la sua storia, ma darà frutti in quali contesti politici, in quali contesti di tradizioni, di civiltà, di lingue? Probabilmente appunto non più nell'ambito appunto europeo occidentale, ma nell'ambito di un Occidente divenuto mondo, che forse recepirà lo spirito delle nostre utopie per metterlo a profitto, non sappiamo per quali fini, per quali missioni, per quali obiettivi. Grazie, devo chiudere qui anche perché non ce la faccio più a parlare. La ringrazio perché sì, vediamo che c'è questa difficoltà proprio in termini di voce, di salute. La ringraziamo ulteriormente perché si è reso disponibile nonostante questa difficoltà.
Allora, riprendiamo un attimo il tema perché magari ci sono delle domande, anche se brevemente possiamo intervenire in tal senso. Io ho apprezzato molto questo excursus attraverso la storia delle utopie, utopie però definite come le abbiamo definite anche noi per questo festival, come un orizzonte euristico, un orizzonte entro il quale accompagnare il presente, no? Quindi con dentro il tema della fattibilità, della concretezza, della possibilità. E la contrapposizione fra la visione speculativa, teoretica dell'utopia classica con quella invece moderna che si fonda sul potere, sull'aumento e organizzazione del sapere, diciamo che poi è sfociato in una dimensione del socialismo utopico dove l'utopia, consiste nella liberazione della persona con tutto quello che poi ne consegue in termini critici anche da parte di Karl Marx, ma in termini anche messianici da parte del marxismo di Bloch, Lukács, di Walter Benjamin e così via. Ecco, si è concluso però la sua riflessione con questa visione di un Occidente che ha raggiunto il suo apice e quindi forse è all'inizio della sua decadenza in qualche modo. Ecco. Si tratta però forse di porsi questa domanda. Allora, questa decadenza è legata alla mancanza di visioni, mancanza di progetti, perché questo è il tema della progettualità, è quello che sostanzia di sé l'utopia. E ancora, non è recuperabile un'utopia non solo alla luce di un progetto, ma anche di una carica profetica che sembra oggi non ci sia più, profetica nel senso naturalmente non messianico, ma nel senso proprio di concretezza razionale, di visione del futuro. Una carica profetica può collocarsi soltanto in un contesto religioso, se ne parla soltanto per metafora, insomma, per immagine, senza dare al termine alcun significato proprio. Infatti ho parlato di utopia e non di profezia, se non tra virgolette, forse, in un inciso. Utopia e profezia vanno radicalmente distinte. L'utopia è una forma laica di discorso. La profezia ha senso soltanto in ambito religioso. Dopodiché noi sappiamo che le grandi rivoluzioni hanno sempre avuto anche una dimensione religiosa o una dimensione eminentemente religiosa. Ma qui, di fronte alle grandi rivoluzioni, era quello che intendevano tutto sommato i marxisti messianici di cui ho parlato, no? Bada che la rivoluzione, se è vera rivoluzione, o ha un carattere religioso o non è. Abbiamo perso il senso dell'utopia, figurarsi se non abbiamo perso il senso della profezia. Chi si presentasse sulla scena politico-culturale occidentale dotato di spirito profetico, sarebbe oggetto di una farsa. Abbiamo perso completamente ogni possibilità di ricordare quella dimensione. Invece, certo, non abbiamo perso la possibilità di progetto, no? Progetto intrinseco nel sapere che è potenza. Il sapere si sviluppa attraverso progetti che devono avere sempre più anche una dimensione economica, devono reggersi economicamente. Perché ora fare scienza è assai più costoso che all'epoca di Galileo o di Newton. Immaginatevi quando Galileo costruiva da sé i propri strumenti e poi cercava di venderli per fare due soldi. Immaginatevi lo scienziato attuale, il fisico delle particelle che si acquista i propri strumenti. La scienza è diventata un colossale problema economico e per questo fa tutt'uno sempre più anche con la potenza statuale. Quindi progetti, certo, progetti, certo, progetti all'interno di quella storia che procede per augmentum scientiarum verso dove? Verso quale fine? Gli scienziati direbbero, per sapere sempre di più. Adesso andiamo a Marte,
Adesso vediamo se c'è questa, se possiamo suddividere l'atomo ancora, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo Marte cercheremo di andare su Venere, su Andromeda. Qual è il fine? Quali sono i fini? Ripeto, vi era un fine immanente nell'utopia. Era quella di un'organizzazione razionale dell'intera vita. Può essere ancora questo il fine? La cosmopoli tecnico-scientifica? E la civiltà occidentale a un certo punto ha creato aspramente questo progetto che è evidentemente potentemente eurocentrico, no? Perché ritiene che la forma della nostra razionalità tecnico-scientifica sia quella dominante, debba essere e abbia la missione di dominare il mondo. La cultura europea ha reagito potentemente durante tutto il Novecento a questa utopia. Per sostituirla con quale? Con quale? Abbracciamoci tutti, vogliamoci bene. La pace perpetua. Può essere. La La cosmopoli pace dei diritti, perpetua quale? Non quella della cosmopoli, però, quella tra diversi, tra distinti, che rimanendo diversi e distinti si amano, si vogliono bene. E questa è l'utopia. Può essere, ma dubito che mobiliti. certo, la cosmopoli dei diritti di cantiera memoria può essere. Sì, appunto. Io ho qui molte domande, le lancio alcune che mi sono arrivate dalle note di Facebook. La prima dice: il disincanto attuale come si concilia con una possibile utopia? Già con l'esistenzialismo si sviluppa un'incrinatura nell'ideologia, come fare oggi? Non ho capito, scusi. Neanche io ho capito la domanda, perché gliela sto ponendo. Dice: com'è possibile un'utopia se siamo nel disincanto? Ne lancio due o tre. È quello che mi sono chiesto io. Ritengo che sia Infatti, impossibile. l'altra invece è: tramite quale processo etico o ontologico si può ricreare un'utopia inserita in questo tempo storico? Ma anche su questa mi sembra che si sia data. No, va bene, io voglio dire, cioè, o sono progetti, che allora è sbagliato Certo. dire utopie, perché è del tutto evidente che l'argumentum scientiarum procede per progetti specifici. In base a questa teoria, cerco attraverso l'esperimento di vedere, di realizzare questo o quello. No? Attraverso l'esperimento c'è una teoria, e non cerco a vanvera, così a caso, in base a una teoria. Cioè l'esperimento, attraverso l'esperimento cerco la verifica sperimentale di quella teoria. Quindi questa è la Questa, scienza. allora. Sì. No, questa è la scienza. La scienza si sviluppa attraverso progetti. Parlare di utopie in questo campo mi sembra del tutto fuori di luogo, poi non c'entra niente, poi è il modo in cui la scienza procede. Certo, invece ci sono Se nella due. storia io sono un politico che ha dei progetti, voglio fare una riforma fiscale, anche qui, in questo caso. Non ha senso parlare di utopia. Si tratta nient'altro che del modo in cui la politica procede attraverso progetti, cercando poi di realizzarli più o meno. L'utopia ha a che fare con un regno dei fini. Allora si potrebbe dire: utopia è la cosmopoli tecnico-scientifica e si riprende pienamente, almeno per un verso, il senso moderno dell'utopia. Oppure, appunto. Si declina in termini utopistici il discorso kantiano sulla Repubblica Universale, eccetera, eccetera. Può essere, sostanzialmente poi, e queste sono queste le utopie contemporanee, no? Sono, diciamo così, un po' banalizzazioni di grandi idee kantiane, ecco. Ma Kant stesso non li chiamava utopie, li chiamava idee, idee regolative. In base a queste idee, che derivano appunto da che cosa? Ma dalla forma di razionalità proprio di Kant. Cioè, bisogna stare attenti. Se io dico che questa è un'utopia, bisogna stare attenti che è un'utopia che si incardina nel modello europeo occidentale di razionalità.
Sì, c'è un'altra riflessione. Dunque, la nuova economia circolare e green, che sembra essere una scelta obbligata per salvare il pianeta, non potrebbe essere considerata come un'utopia contemporanea, così come, lo dicevamo prima, l'universalizzazione dei diritti civili, qui ritorna alla pace perpetua kantiana, alla cosmopoli dei diritti, diciamo così. Aggiungo a questa riflessione un'altra, una mia. Se consideriamo anche in termini teoretici il rapporto fra movimenti e istituzioni, noi abbiamo il movimento del pacifismo, dell'ecologismo, eccetera, quanto questi movimenti abbiano oggi una carica utopistica o profetica, nel senso in questo caso negativo del termine? Guardi, la green economy e tutto il discorso che si sta facendo adesso su questo aspetto è una esigenza ineliminabile del sistema economico. Il sistema economico si sta tutto riattando. E chi lo farà per primo saranno le potenze che emergeranno. Si sta tutto riattando attraverso questa, la sostenibilità energetico-ambientale dei suoi progetti e delle sue imprese. Tutto. Cioè, non sarebbe come dire che è utopistica la trasformazione del sistema energetico globale dal carbone al petrolio. Esigenze vitali. Non potevi andare avanti a carbone, non puoi andare avanti a petrolio, non puoi andare avanti a olio. Cioè la modifica strutturale del sistema economico sulla base di questi imperativi come di altri è una necessità. E chi arriverà prima alla trasformazione avrà una supremazia sulle altre economie. Si sta andando in quella direzione lì. Non, cosa c'entra con l'utopia? È un progetto tecnico-economico del tutto assolutamente urgente, attuale. A parte il fatto, appunto, cessiamo di dire questo, che dobbiamo salvare la Terra, dobbiamo salvare noi. L'economia deve salvarsi, dobbiamo salvare noi. La Terra ce la farà benissimo. Non è la Terra che è in pericolo, siamo noi che siamo in pericolo, vivendo nel modo in cui stiamo vivendo, non la Terra. Noi, continuando a vivere in un certo modo, potremmo sparire dalla faccia della Terra, ma la Terra ha un chilometro sotto la superficie e manco se ne accorge. Smettiamola questo discorso superumanistico, per cui il destino della Terra dipende da noi. Quindi c'è una esigenza tecnico-economico che spinge tutte le economie e tutte le imprese più avanzate, più intelligenti, a ragionare nei termini della compatibilità, eccetera. E il salto tecnologico, come è avvenuto in passato per altri versi, avverrà su questo. Sarà un salto tecnologico formidabile che già stiamo vivendo da questo punto di vista e per l'introduzione appunto dei grandi nuovi prodotti del sapere potenza, che è la robotica, che è eccetera, eccetera, che sconvolgeranno completamente tutta la nostra organizzazione del lavoro. Queste non sono utopie, questi sono processi in atto. Rilancio una piccola provocazione. Parliamo di Europa. Prima faceva accenno. Europa è un progetto? Lo è ancora? È un'utopia? O semplicemente un orizzonte irraggiungibile Beh, oggi? veda, l'Europa, se mi avesse posto la domanda 30 anni fa, mentre stavo scrivendo alcune mie cose sull'idea d'Europa, le avrei detto: sì, in fondo io ho quest'utopia. Infatti.
In fondo l'Europa per me è un'utopia, no? Un'utopia di uno spazio politico multietnico, multinazionale, multireligioso, accogliente, che mostra la fattibilità di una convivenza ricca, anche ricca per i suoi conflitti tra distinti, un'armonia di opposti, se vuole. Fondata sul riconoscimento di alcuni nomoi, di alcune leggi fondamentali, ma che poi appunto si federa, è federazione di diversi, di distinti. Era l'immagine dell'arcipelago che tiravo fuori nel mio libro di quasi 30 anni fa. E avrei detto, sì, io ho questo, sì, se vuole l'Europa è questa utopia, perché non vedo altri imperi sulla faccia della Terra che abbiano questa cura, che possano avere questa cura per l'unità degli opposti. Questa è una cura che può avere l'Europa o non la vuole nessuno. Io avrei detto, sì, l'Europa è questa utopia. Adesso no. Non lo scriverei mai più, mai, mai e poi mai quel libro, quella utopia d'Europa è totalmente crollata. Io le ho fatto proprio la domanda proprio perché ricordo le sue riflessioni sull'Europa di circa 30 anni fa. Quindi adesso invece la visione è negativa, non si È vedono prospettive. negativa, bisogna disincantarci, cioè, Certo. voglio dire, può darsi che possa tornare fuori, chi lo sa. Può E che darsi che possa forse. riattivarsi in qualche forma, chi lo sa. Sì, Ma è la mancanza. parlarne oggi, per carità. No, no, è la mancanza di prospettive e di visioni, no? Che rendono difficile un'organizzazione progettuale che spinge in avanti un'idea, certamente. Vediamo se c'è qualche altra Sì, ma domanda. guardi, io sono stanchissimo, non più di una, non ce la faccio Ok, più. l'ultimissima, se c'è Chiara Tonetti, forse deve fare una domanda. Sì, no, era quella che hai già fatto, che ho scritto. Ah, era la tua Sì, questa? sì, sì. Ok. Quindi ritornava sulla universalizzazione dei diritti civili, recuperando il tema kantiano della pace perpetua. Va bene, allora io ringrazio veramente tanto perché il professor Cacciari non stava bene stasera, ma si è comunque generosamente proposto a noi. E ringrazio chi ci ha ascoltato. La registrazione può essere naturalmente ripercorsa, perché la inseriamo nel nostro sito. Mi permetto ancora di ricordare due cose, cioè questa sera. Noi abbiamo anche ricordato la figura di Don Alberto Dell'Orto, che oggi avrebbe compiuto gli anni e che è stato il nostro mentore, ha scommesso su questo festival che faticosamente, con grande però coraggio, continuiamo a proporre perché crediamo moltissimo nella cultura come strumento di rinascita individuale e collettiva. Vi ricordiamo anche il nostro crowdfunding, aiutateci anche dal punto di vista economico perché vorremmo continuare a poter proporre le nostre iniziative. Grazie ancora a tutti e davvero un particolare grazie al professor Cacciari, veramente Grazie a voi, tantissimo. grazie a Grazie voi, ancora. buonasera. Arrivederci. Grazie, buona serata.